Allora, passiamo alle cosine di skincare che erano dentro questa scatola Sephora classica bianca e nera. Tra l'altro, guardate come cura dettagli vale. C'erano all'interno gli adesivi Open Me. Questo, tra l'altro, lo conserverò dopo lo stacco, lo conservo, è bellissimo. E quindi dentro questa scatola di Sephora ci sono tutti i prodotti di skincare. Infatti, c'era scritto, c'era un bigliettino carinissimo. Io li ho conservati tutti. Ora non ve li faccio vedere perché li ho tutti in una busta e non ho avuto il tempo di cercarmeli. E il video è già eterno. Comunque, in questa scatola c'era scritto all'esterno che ci sarebbero stati i prodotti per farsi bella, praticamente. Ho spostato la scatola, altrimenti non riesco a farvi vedere le cosine. Allora, ci sono all'interno di quella scatola questa, che è una maschera della linea Pretty Animals. By Mask Bar, ragazzi, io non so dove si trovino queste maschere, quindi non vi saprei dire dove le ha prese. Sono le maschere in tessuto, questa forma di mucca è carinissima. Queste sono le indicazioni. C'è scritto giù da dove viene? No, Made in Corea e va bene. Quindi questa è la prima. Poi ce ne sono due della marca Love Recipe. C'è questa che è all'aloe. Guardate che bello il packaging con la bimbina con i capelli. Bimbina, con la ragazza con i capelli ricci e lui con le rose. Che carino. Questa è appunto all'aloe. E poi questa che è alla pera, guardate che bello il disegnino, è stupendo, la maschera alla pera ed è stupenda questa qui. Queste non le ho ovviamente ancora fatte perché volevo farvele vedere. E quindi ci sono tre maschere viso. Poi ci sono le salviette struccanti di Lidl. Questa era una limited edition che era uscita quest'estate con le profumazioni tropicali. Io a lei ho preso tantissime robe di questa qui, di queste collezioni qui. Tra l'altro questa profumazione qui che è Pink Grapefruit è la migliore secondo me. E quindi queste sono le salviette struccanti che mi fanno sempre comodo quando viaggio, sono 25. Poi c'è all'interno della Kiko, della linea Candy. Come si chiama questa linea qui? Come si chiamava? Candy Split era la collezione, o il siero, comunque della linea questa qui, delle caramelle. C'è questo che è un Glowing Face Serum, quindi un siero viso illuminante che è fatto in questo modo. È molto carino. Non so se si è messo a fuoco, scusatemi se non. Eccolo qua, questo. Quindi lui, poi lo mettiamo a posto. Della Green Me di Kiko c'è il balsamo labbra. Questo l'ho provato due volte, ma non di più perché se lo toglievo fuori dalla scatola probabilmente l'avrei dimenticato. Quindi ho lasciato tutto nelle scatole. Ed è questo qui, che è un balsamo labbra. Non è male a livello di idratazione, sapete? Ed è così classico. Non ha neanche un sapore particolarmente strano. È leggermente dolciastro e non è male per le due volte che l'ho provato, ma ne parleremo più avanti. Poi questa, che non vedevo l'ora di fare il video perché così poi la comincio a utilizzare, che è la Cleansing Foam, è praticamente il detergente in mousse della Lidl, della linea See & Nature. Io questo nel mio Lidl non l'ho mai visto, ma mai mai mai, cioè da noi questa linea non la portano. Quindi sono felicissima che me l'abbia regalata lei. Tra l'altro ho finito il detergente in mousse di Douglas, quindi è arrivata al momento giusto ed è questa. E sono 150 ml con 12 mesi di scadenza, quindi questo è il detergente in mousse. E le ultime due cosine della linea skincare sono due maschere di L'Oreal. Allora, questa è la maschera energizzante all'argilla pura, quella gialla, così. Ed è la maschera illumina uniforme dell'argilla minerale più limone yuzu. Texture in crema, non secca la pelle questa. Allora, io non le ho ancora aperte perché sto facendo ancora la scrub mask, quella rossa. Quindi quando finisco quella aprirò queste. Non vedo l'ora di provarle, ed è bellissima. E poi lo scrub che si può fare anche sulle labbra, l'esfoliante scrub al kiwi con tre zuccheri fini e semi di kiwi. Ed è appunto questo qui. Mi dispiace se non si vede benissimo con la luce, però è quella al kiwi e questa è la texture. E questo si può utilizzare sia sul viso che sulle labbra. C'è scritto qui viso e labbra. Con il 100% di esfolianti di origine naturale. E quindi queste erano le cosine skincare. Ora, ultima cosa, vi faccio vedere le cosine di make-up e chiudiamo questo video eterno, quindi scusatemi per. Allora, ultime cosine che sono quelle di make-up sono contenute in questa scatola di Sephora fucsia, quindi adesso ve le faccio vedere. Tra l'altro, lei mi ha dato indicazioni sia su come aprire pacchetti, sia su come aprire pacchetti dentro pacchetti, perché in queste scatole poi c'erano vari pacchettini incartati singolarmente, che è una cosa che ho fatto anch'io. Solo che i suoi pacchetti ovviamente sono 20.000 volte più belli dei miei, che sono abbastanza semplici. Allora, vi lascio le ultime tre cose che mi ha detto lei di aprire per ultime, così vi faccio vedere prima il resto delle cosine. Allora, mi ha preso della collezione Arctic Holiday, che era quella del Natale dell'anno scorso, perché praticamente noi l'anno scorso dovevamo farci il regalo di Natale, poi non ce lo siamo più spediti e alcune cose le avevamo già comprate, anche io le ho mandato cose che avevo preso, diciamo, il Natale dell'anno scorso. Ed è un blush, che è un Baked Blush numero 01, si chiama Marmoreal Biscuit, ok. Allora, questo non lo trovate più, però secondo me quello della collezione di quest'anno natalizia, lo 01, si chiama pure Biscuit, secondo me sarà uguale, o comunque molto simile. Ha la dust bag così, in raso argentata, all'interno è fatto così, e
E il blush aiuto, questo qui, questo l'ho già usato, i prodotti di make up che avrete li ho usati quasi tutti. E questo qui, il blush, ragazzi, ha un profumo buonissimo, sa tipo di dopo barba maschile, io adoro il profumo di questo blush. Ed è questo qui, è appunto un color biscotto satinato, che non so quanto vedrete sulla mia mano, molto poco direi, ve lo faccio vedere magari qua all'interno del polso. Eccolo, è un color biscotto satinato, questo è molto bello, l'ho usato sia il giorno di Capodanno, l'ho usato anche tipo la settimana dopo Natale ed è bellissimo, dura tutto il giorno. Io il blush di Kiko li amo, lo sapete, ne ho tantissimi e quelli delle collezioni limitate li colleziono, quindi ne ho diversi. Poi c'era all'interno questa che è la brighten up di Essence, questa io ce l'avevo, Vale non lo sapeva, quindi vi faccio vedere la mia. Praticamente è la cipra banana, ma penso che la conosciate tutte. Ecco, questa è la mia, io ce l'avevo già. E a me dispiace dirlo, però io non mi trovo bene con questa cipria, cioè né nel contorno occhi né su tutto il viso, quindi ce l'ho da un po', come potete notare non è ancora bucata perché non rientra tra le mie cipre preferite, ma Vale non lo sapevo ovviamente. Con quella cipria giallina si può utilizzare sia per fare baking, cosa che io non faccio, sia per fissare il correttore nel contorno occhio, per fissare tutto il viso, comunque è questa qui. Poi mi ha regalato, sempre di Essence, degli ombretti che io non avevo ancora visto in negozio, perché da me lo stand Essence è sempre vuoto, cioè io non lo so come tengano lo stand così, che sono i nuovi Melted Chrome, che lì sembrano entrambi grigi, oddio si vedono malissimo con questa luce. Allora sono lo 01 e lo 02, lo 01 è un malva, si chiama Think About You, questo qui, scusate per la movimentatezza del video, anche se movimentatezza non esiste, ed è questa rosa malva bellissima, ragazzi fa una luce pazzesca, questi magari ve li faccio vedere meglio poi in un video alla luce naturale. E poi lo 02 che invece è un oro freddo, che stupendo, questi non li ho ancora usati ma li ho solo swatchati, ragazzi fanno una luce vediamo se riesco a farvelo vedere così, scusate per la movimentazione del video, sì più o meno si vede, eccole, un rosa freddo, sì un rosa, scusate, un oro freddo, bellissimo, il numero 2. Come prodotti occhi mi ha regalato questo, che è il mascara di Essence della linea Curl and Volume Mascara. Questo l'ho utilizzato una sola volta, quindi non so ancora dirvi, ma ha uno scovolino gigantesco, ancora più grosso dell'I Love Extreme normale, quello nero. Cioè, guardate quanto è grande lo scovolino! Ed è particolarissimo perché è fatto tipo tutta spirale. Cioè, non so se si... no, non si capirà nulla, però è fatto tipo a spirale ed è gigante. L'ho usato una volta sola, questo deve un po' seccarsi perché è ancora un po' troppo liquido. Quindi ora lo metto nella sezione mascara della mia postazione, così lo uso, lo lasciamo qui. Ecco, non ci vuole stare. No, non lo lasciamo qui, ok. Poi mi ha preso sempre di Essence questo, che ho utilizzato la notte di Capodanno, che è un gloss della linea Hollow Wow. Ed è il numero, ce l'hai un numero? 01 Unicorn Powder, è scritto qui. Ed è bellissimo perché ha tutti questi glitterini rosati, cioè io praticamente la notte di Capodanno ho fatto un trucco con un ombretto glitter di Pupa, questo sulle labbra, l'illuminante di Nabla, quello di Vinizer che ha gli stessi riflessi, praticamente ero tutto un glitter fucsia, ed è questo, e questo con luce artificiale si vede anche meglio, vedete, ha i glitterini olografici rosa, no, lì non si vedono già più, così forse si vedono, sì, comunque lui... Sempre come prodotti labbra mi ha regalato 4 rossetti. Allora, uno è della Neve Cosmetics, del mio primo rossetto Neve Cosmetics, sono i Dessert à Lèvres, questi. E la colorazione è Strawberry Sunday. Ed è praticamente un rossetto cremoso rosso fragola. È così, il packaging è violetto, con la scritta Neve Cosmetics. Ed è un rosso appunto fragola cream. Questo non l'ho ancora usato, l'ho solo swatchato sulle labbra. Ed è questo rosso. È un rosso con del rosa all'interno, per capirci. Eccolo qua. Bello. E profuma di dolce, tipo di vanillina. Non di vaniglia, di vanillina. Ed è questo. Poi mi ha preso un rossetto dell'Arctic Holiday di Kiko, che è sempre la collezione dell'anno scorso, la collezione natalizia dell'anno scorso. E questo è un matte lipstick. Adesso vi faccio vedere una cosa. Tra l'altro, notare, questo è dell'anno scorso, questo è di quest'anno. Già dal pack esterno, notare la fantasia estrema di Kiko. Ma ok. Poi vedremo anche quella del pack interno, il rossetto è fatto così, è gigante, cioè guardate rispetto a quello di Neve Cosmetics, è enorme come packaging. Ed è questo qui, che è un matte, è un nude matte, il numero è lo 01, questo l'ho utilizzato, non mi ricordo per quando però, forse per Natale, il giorno di Natale forse l'ho messo.
ed è questo qui, un rosa nude medio, matte, ed è bellissimo. Questo l'ho utilizzato il giorno di Natale e mi piace tantissimo. Non so dirvi se resiste al pasto perché io non ho mangiato niente il giorno di Natale, quindi non so se resiste al pasto, ma è molto bello come colore, molto confortevole. I rossetti Kiko a me piacciono, questi qui matte. Mentre della collezione di quest'anno, la Sparkling Holiday, me ne ha presi due, uno della linea creamy, uno della linea matte. Allora, quello della linea creamy è lo 02 e guardate il packaging com'è praticamente identico a quello dell'anno scorso, solo che quello era argentato, questo è leggermente dorato, anche se non si vede nella mia videocamera. Ed è questo qui, che è sempre un nude, che io vorrei capire perché fanno sta forma così a goccia. Cioè, secondo loro è più comoda, a me viene scomodissimo applicarlo con questo applicatore, perché, boh, io ho le labbra un po' carnose, soprattutto quello inferiore, vedete, non lo distribuisce in modo uniforme sta forma. Comunque, questo qui è una specie di malva, sì, un nude malva, cream, quindi questo è cremoso come rossetto, questo non l'ho ancora utilizzato, devo trovare una matita abbinata, per quello non l'ho ancora messo, ed è questo. E poi questo che è lo 05, che quando l'ho visto, ragazzi, stavo per piangere, cioè è stupendo, questo è proprio un color Mari, cioè è il mio colore, io lo adoro, ed è un rosso ovviamente. È un rosso scuro, molto freddo, molto cupo, ed è opaco. E ragazzi, guardate quanto è bello, quanto pigmenta, questo non l'ho ancora utilizzato, ma è bellissimo, cioè è tipo rosso sangue, bellissimo. E quindi questi erano rossetti e gloss. Ultime 5 cosine. Allora, mi ha preso questa, che è una palette di Essence. Questa la stavo per comprare io, non l'ho comprata solo perché nello stand dove l'ho vista io era già stata toccata. Quanto siete simpatiche voi che aprite prodotti li toccate, pur essendoci tester, tanto, vero? Comunque, questa è la palette Highlighter and Blush Palette di Essence ed è quella che ha gli stessi colori nella versione Shimmer e Matte, ed è questa. Ha un profumo di mora buonissimo, ragazze. E praticamente ha gli stessi colori sopra Shimmer, sotto Matte. Appunto, si possono utilizzare come illuminanti e come blush. Io li utilizzerò anche come ombretti, non li ho ancora utilizzati, ma li utilizzerò anche come ombretti. Madonna, fa un profumo di caramelle tipo alla fragola, alla mora, buonissimo, e sono questi. Ragazzi, non ve li svuocio perché ci perdiamo troppo tempo, se poi vi interessano magari vi faccio dei video appositi, non lo so, fatemi sapere. Comunque sono questi, bellissimi, hanno un profumo buonissimo, io l'adoro questa palette. Poi, sempre come palette, mi ha preso questa. Questa lo sapevo che me l'aveva presa, me l'aveva detto, che è la Chocolate Rose Gold della I Love Makeup, che sarebbe praticamente la dupe della Rose Gold di Huda Beauty e fa parte appunto delle palette cioccolatine, queste qui. Ed è bellissima, questa l'ho provato diverse gialde, l'ho utilizzata per una settimana continuativa, quindi già vi posso dire qualcosa, e per l'utilizzo che ne ho fatto io mi piace molto. Non so come farvela vedere per evitare il riflesso, ve la faccio vedere tipo al contrario, così. È un po' polverosa, ma sono bellissimi i colori, anche di questa se volete vi faccio un video, swatches, non lo so, qualcosa. Cioè, questo è stupendo, è un rosa freddo con un riflesso oro, che non si vedrà mai, ma mai 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 nel... No, non si vede, peccato perché è stupendo. Ah, così si vede, vedete? È un rosa con un riflesso oro, bellissimo, lo adoro. E mi piace molto come palette, scrivono bene i colori e niente da dire. È un po' polverosa, ma niente di che, è bellissima, quindi questa. E poi le ultime 3 cosine, che sono le cose che lei stessa mi ha detto di aprire per ultime. Quindi ve le faccio vedere per ultime e concludiamo questo video eterno. Tra la terz'ultima cosa che mi ha detto di aprire era questa qui, che è il pennello di Nabla per l'illuminante, quello della linea estiva, che non mi ricordo adesso come si chiama, The Nude si chiamava la collezione estiva, mi pare. Ed è l'highlighter brush. Lo trovate nella collezione natalizia con il manico dorato, questo è il manico rosso perché faceva parte della collezione The Nude ed è appunto il pennello a fiamma per l'illuminante. E ragazzi, vi dico una cosa, l'illuminante Divinizer di Nabla, che è questo, cioè lo riesco a prelevare solo con questo, ho provato con 1000 pennelli, non si preleva, questo è l'unico che me lo preleva e mi fa un bel effetto sul viso, quindi o col dito o con questo, quindi è bellissimo questo pennello, quindi grazie Vale, lo vedete sporco perché appunto l'ho già provato con quell'illuminante ed è fantastico. Come penultima cosa mi ha detto di aprire questa, che è la palette di illuminanti di Kiko. Su questa c'è una storia che adesso non vi racconto, però insomma io la volevo prendere con il Black Friday, mi pare. No, con il Cyber Monday, e non sono riuscita a piazzare l'ordine nonostante sia stata tipo più di 3 ore sul sito di Kiko, ma va bene. Ed è questa appunto la palette che all'interno ha gli illuminanti, sono 4. Anche se loro mi dicono di fare tipo lo sculpt eccetera eccetera, ma lo sculpt con questa che è una terra shimmer, cioè che è tipo una terra shimmer, come cavolo lo fate? Cioè, vedi? Vi faccio vedere rapidamente gli swatches, anche perché con questa luce artificiale non so quanto rendano. Questi. Avremo modo di parlarne di questa palette, eccoli qua. Molto carina, ho utilizzato questo qui come illuminante, quello più dorato, e non è male.
E quindi questo era il penultimo. E poi l'ultimo regalo, ragazzi, vi ho lasciato il meglio per ultimo. Cioè mi ha lasciato tipo interdetta per un quarto d'ora. Cioè io per un quarto d'ora non sapevo più che cosa dire, avevo perso l'uso della parola. Calcolate che erano tipo le 2 di notte mentre stavo aprendo tutti questi pacchettini, quindi cioè sono rimasta scioccata, perché Vale mi ha regalato una cosa che io non avevo mai visto dal vivo, ossia, siete pronti? Ta-da! La palette Norvina di Anastasia Beverly Hills. Cioè, io sono, ve lo giuro, sono rimasta senza parole quando l'ho visto, ho detto no. Infatti quando ho aperto la scatola Sephora ho visto questo, ho detto io ho paura. Quando c'è scritto aprilo per ultimo ho detto ok, io ho paura. Ed è appunto la Norvina. Ragazzi, io questa l'ho utilizzata una sola volta, non l'ho voluta neanche swatchare. Cioè l'ho swatchata e toccata solo il 1 gennaio quando l'ho usata, perché, e la maneggiavo con un ordigno, perché questa palette ha il pack in velluto. Cioè è completamente in velluto, quindi se si macchia, visto che gli ombretti sono polverosi, io mi metto a urlare in aramaico praticamente, perché il velluto non si può smacchiare con l'acqua, si rovina. Quindi se si arriva a macchiare questa palette io urlo. Quindi ve la faccio vedere così, non vi faccio gli swatches perché la conoscerete tutti. Io sono l'ultima arrivata su queste cose. Comunque i colori sono questi, sono bellissimi. Cioè io non so cosa renderà adesso in video con la luce artificiale, ma ragazzi sono stupendi. Magari vi metto a seguire un mini video che ho fatto con la luce naturale del sole, così ve li faccio vedere alla luce naturale. Sono stupendi. Io ho utilizzato per Capodanno Incense e Summer per il pranzo di Capodanno. Eravamo al ristorante noi. Quindi Summer su tutta la palpebra mobile, Incense, ragazze, fa una luce Summer che non avete idea. Cioè, sono bellissimi. E quindi Vale vi ha regalato questa. Io non lo so come ringraziarla, Vale. Sono... boh. Cioè, io non so come ringraziarla, Vale. Mi ha fatto dei regali bellissimi, tutti, dal primo all'ultimo. Cioè, io ho apprezzato ogni singola cosa. Questa la rimettiamo dentro la confezione perché, giuro, la sto maneggiando con terrore che si macchi, quindi la rimettiamo qui. Quindi ragazze, questi erano i miei regali. Ringrazio tantissimo Vale per questi regali che sono bellissimi. Tutti gli altri che mi hanno fatto gli altri regali, appunto, sono stati tutti apprezzatissimi. Spero che questo video vi abbia tenuto un po' di compagnia. Io vi ringrazio per averlo visto eterno. Cioè ragazze, grazie. Se l'avete visto fino alla fine, non lo so, fatemelo sapere. Commentate con qualcosa tipo "io ci sono", qualcosa del genere, per farmi capire che siete arrivati fino alla fine. Io vi mando un bacione grandissimo e se volete ci vediamo al prossimo video. Ciao!